Ciao a tutti, oggi vediamo come da una videoconsulenza si può passare alla selezione prodotto rispetto alle esigenze di ognuno di voi. Guardiamo quindi come con Ivana, dopo aver fatto una videoconsulenza su diversi punti della sua casa, mi ha chiesto di cercare la carta da parati giusta per i suoi bambini. Guardiamo tutto insieme. Per la sua bambina mi ha chiesto una carta da parati che non avesse quell'effetto baby con quei disegni un po' da nursery, perché appunto voleva una carta che durasse nel tempo e che anche quando la bambina avrà 10 anni non si sentirà stufa e non dirà mamma voglio una carta da grandi. Per il suo bambino che è un po' più grandicello e quindi aveva le idee ben chiare, ha chiesto alla sua mamma una carta da parati che avesse il tema spazio. Quindi questa è la selezione che ho fatto per lui. Cosa ne pensate di questa selezione? Scegliere la carta da parati per i propri bambini sembra una scelta facile, ma in realtà non lo è perché ce ne sono tantissime e spesso si incappa nell'errore di scegliere una carta determinata per una fascia d'età senza pensare che poi quando i bambini cresceranno chiederanno sicuramente una carta da grandi. Quindi il segreto è scegliere un pattern che possa essere giusto per i bambini di 2 anni ma anche per quelli di 10. Vi auguro una buona giornata e ci vediamo venerdì con i consigli di Sara.